Infine vediamo l'ultimo modo per misurare il rapporto carica-massa degli elettroni. È la modalità più semplice, non bisogna prima utilizzare soltanto la deviazione elettrica, ma si impiega direttamente l'apparecchio di Thomson come selettore di velocità. Si parte dalla fase di accelerazione, al termine della quale gli elettroni che viaggiano dal catodo all'anodo avranno acquistato una energia cinetica, un mezzo mV0 al quadrato, pari all'energia potenziale elettrostatica persa, cioè E delta V0, così come abbiamo già visto nei video precedenti. Da qui si può ricavare subito il rapporto E su M, che risulta espresso in funzione della tensione anodica delta V0, ma anche della velocità con cui gli elettroni giungono al condensatore. Questa velocità, come abbiamo già visto, è nota in quanto è il rapporto tra il campo elettrico e il campo induzione magnetica dal momento che stiamo utilizzando l'apparecchio di Thomson come selettore di velocità. Quindi basta sostituire V0 con il rapporto dei campi. E questa è la formula finale per calcolare il rapporto carica-massa dell'elettrone. Dobbiamo semplicemente sostituire i kilovolt di tensione anodica, il campo elettrico calcolato come differenza di potenziale tra le armature delta VC diviso i 5,4 cm di distanza tra le armature e il campo B con la formula di Helmholtz. Essendo I la corrente che scorre nelle bobine e quell'intensità di corrente adatta per raddrizzare la traiettoria degli elettroni.